Questa è una miscela espressa. È una cialda però questa. Sì, sì, questa è una cialda. Questa è una cialda di caffè. Tieni. Grazie. Ormai sono quanti anni che lavori con questo tipo di prodotto? Realmente sono quasi 4 anni. Il caffè è una bevanda antica ed è un prodotto che credo non se ne può fare a meno. Come tanti altri prodotti di prima necessità, questo è un prodotto di cui non se ne può fare a meno. Un prodotto molto particolare. Infatti, se uno ci pensa, cioè, da dove viene il caffè? Il caffè lo si raccoglie nelle piantagioni e nasce in determinati punti del mondo. E non tutti possono coltivare questo prodotto. Quindi poi nella realtà dei fatti, nel momento in cui viene preso, raccolto, bisogna saperlo lavorare, saperlo distribuire, saperlo mettere in commercio. E quindi poi, giustamente, bisogna anche saperlo, diciamo, gustare, e quindi renderlo anche, diciamo, appetibile. Però, ripeto, non credo che se ne possa fare a meno, diciamo, di bere il caffè. Quindi tu ti poni sia alla fine della filiera come colui che gusta il caffè, che comunque colui che lo, in un certo senso, lo produce. Sì, perché ho degli stretti rapporti con le torrefazioni, tipo anche questa qui, la Mocador. Torrefazione che quindi seguo anche a livello proprio pratico e tecnico le procedure, non dico dalla raccolta, anche se non nego che mi piacerebbe tantissimo fare visita, come dire, in queste piantagioni dove si coltiva il caffè. Però è importante capire anche da dove nasce un prodotto, non solo distribuirlo, ok? Ma capire anche le procedure su dove, diciamo, da dove nasce questa tipologia, diciamo, di prodotto. Fare un buon caffè non significa solo avere il buon caffè, cioè non è che significa avere solo, diciamo, la migliore miscela, ok? Ma bisogna avere anche la migliore macchina, una buona macchina, certo. La buona acqua, l'acqua è importante. Non bisogna avere un'acqua troppo calcarea, perché ti va a rovinare il caffè, ti appesantisce troppo il caffè. Il caffè deve essere cremoso, deve essere una buona metà e oltre di crema, ok? E la crema si deve mantenere nel bicchiere. Ci sono più di 6.000 miscele, ho capito. Perché la miscela si fa con la percentuale, percentuale magari di arabica o di robusta, o un normale classico caffè. Se devo darti un consiglio, ti posso consigliare il normale caffè espresso classico, che è un, diciamo, un 50-50. Che è il tradizionale italiano. Italiano. Poi ovviamente il caffè dipende anche dal territorio, eh. Cioè dipende. Noi qui siamo abituati ad avere un caffè molto stretto e molto, sai, questi caffè molto stretti e corposi. Però ci sono delle parti, diciamo, in Italia, tipo magari se si va al nord, dove loro preferiscono un caffè molto più liscio, un po' più acquoso. Ho capito. E tu personalmente quale preferisci? Questo nostro? Diciamo, questo nostro. Quindi rimani collegato al territorio, in un certo senso.